Questa è Mira, ci troviamo in provincia di Venezia. Nel 302 a.C. lo storico Tito Livio narra che una flotta spartana approdò nell'alto Adriatico, descrivendo quella che molto probabilmente è la laguna di Venezia e il territorio di Mira. Della località parla anche Marziale, e Vitruvio e Strabone riferiscono che era piuttosto ricca durante la dominazione romana. Con la decadenza dell'impero romano iniziano le invasioni barbariche che, insieme alle pine del Brenta, sconvolgono la vita degli abitanti della zona. Un vero e proprio centro abitato nasce però solo nel Medioevo, come porto fluviale per i barcaioli che collegavano Venezia alla riviera del Brenta. Tra il XII e l'XI secolo la città assume il nome di Mira in ricordo della città di Mira dell'Alice dell'Asia Minore, dove era l'arcivescovo San Nicola. Secondo un'altra ipotesi, il nome invece deriva da una torre di avvistamento, in latino Mira, che serviva alla difesa del territorio, come la vicina Milano. Nel 1491 c'è lo spostamento dell'epicentro religioso a Roncoduro, con la costruzione della nuova chiesa dedicata a San Nicolò, nella posizione attuale. Gli autori di tale fatto sono i ricchi mercanti della famiglia Corbelli, discendenti degli antichi romani dei Corbini. Dalla metà del Cinquecento inizia la costruzione di ville, barchesse e oratori lungo tutta la riviera del Brenta. Nel 1612, lungo la riviera, vengono realizzate le porte, allo scopo di controllare il flusso d'acqua e consentire la navigazione, dando impulso alle attività commerciali, grazie anche allo sgravio dei dazi di cui godeva Mira. E l'area, chiamata Roncoduro, viene quindi rinominata Mira Porte. La navigazione fluviale, prima dei treni e delle auto, era il modo più veloce e conveniente per spostare merci e persone. Sempre all'inizio del Seicento viene quindi realizzato il taglio nuovo, che collega Milano alla riviera del Brenta, e taglio nuovissimo che prosegue il collegamento sfociando nella laguna vicino a Chioggia. Il punto d'incontro dei due canali artificiali viene chiamato Mirataglio. La crescita di Mira è però interrotta dalla fine della Serenissima, nel 1797. L'occupazione straniera, francese e austriaca porta poi a un declino economico e culturale. Nonostante tutto, sotto dominazione asburgica, arrivano anche le prime industrie. Nel 1866 il Veneto viene annesso al Regno d'Italia e un anno dopo i tre comuni di Mira, Oriago e Gambarare si fondono creando l'attuale comune di Mira.